Sì, beh, oddio, descriverla in quattro parole non è tanto semplice. Diciamo che è la vigilia, come dici te, di una, credo, più importante spedizione che si possa fare, quella al Polo Nord geografico. Io ormai da 12 anni, organizzo spedizioni polari per arrivare, diciamo, a coronare questo sogno, appunto, di raggiungere il Polo Nord geografico. C'è l'emozione, c'è l'agitazione, anche se all'attivo 10 spedizioni è sempre come andare via per la prima volta, quindi mi sembra sempre di essere un po' come si dice, il ragazzo giovane, ecco, che tenta un qualcosa di veramente fuori dal normale, ecco. Anche se l'esperienza ovviamente mi aiuta in tutto. Oddio, presumo siano tutte e due, diciamo, uguali, nel senso che comunque sia per il freddo che per il caldo devi avere un qualcosa in più, soprattutto se fai imprese di un determinato livello, un qualcosa in più confronto ad altre persone, sia per la sopportazione e poi anche per andare avanti nell'impresa. Oddio, il comune mi sta dando un sostegno veramente pregevole, come me lo sta dando la provincia e la regione. Sono tre istituzioni che ci tenevo fossero tutte quante insieme e mi hanno dato un aiuto veramente grande, dal sindaco Sergio Bolzanello, al presidente della provincia Alessandro Ciriani e al vicepresidente Luca Ciriani. Sono tre persone veramente che le devo ringraziare con tutto il cuore per quello che mi hanno fatto. Sì, beh, speriamo bene. Io non dico mai di riuscire perché vado comunque in un ambiente ostile all'uomo e poi oltretutto anche tra i più, diciamo, ostile all'uomo e comunque sono in un ambiente naturale, quindi devo umilmente insomma, appoggiarmi a questo ambiente, quindi se mi lascia passare bene, se no tante volte bisogna anche rinunciare e tornare indietro per dire il caso più pessimo, ecco. Però insomma la voglia di riuscirci c'è tutta. Grazie. In bocca al lupo.